tutto. Ecco. Se ci intanto, come avete, siamo davvero orgogliosi e entusiasti di essere stati scelti come partner tecnologico, quindi lavorare in collaborazione con Roma Capitale, con la Cinema di Roma, la Biblioteca di Bologna, è davvero una, insomma, un progetto entusiasmante questo, che in qualche modo insomma, rappresenta anche per noi una milestone, un obiettivo che abbiamo raggiunto da quando siamo nati anni fa e ci siamo messi in testa di raccontare tutte le storie di tutti i luoghi del mondo. Era il 2018 e insomma già allora avevamo trovato grande accoglienza anche nel lavorare assieme all'assessorato alla cultura di Roma e oggi siamo una società diffusa in tutta Europa che ha sviluppato negli anni una tecnologia molto importante, una piattaforma tecnologica molto innovativa di podcast geolocalizzati e dei processi altamente innovativi basati sull'intelligenza artificiale, realtà aumentata, proprio con l'obiettivo di raccontare le storie dei luoghi, perché crediamo che senza le storie dei luoghi rimanga poco, no? Che siano le storie a rendere memorabili, unici, affascinanti i luoghi che visitiamo o in cui viviamo. E tra queste storie, le più apprezzate, ormai abbiamo 500.000 storie in tutta Europa e oltre 2 milioni di utilizzatori, ma tra queste storie le più apprezzate sono quelle del cinema, dei luoghi del cinema, che evidentemente insomma, sono le più evocative, le più iconiche. E tra l'altro c'è una recente ricerca che mi hanno segnalato proprio la settimana scorsa in Spagna, fatta dal Ministero del Turismo spagnolo, che dice che il 35% delle destinazioni scelte dai turisti di tutto il mondo sono influenzate dai film e dalle serie TV che hanno visto. Quindi il cineturismo, l'esperienza di ripercorrere i luoghi cinematografici è diventato un trend importante che cresce credo del 10-15% l'anno. E non c'è, diciamo, da stupirsi che destinazioni come Roma possono in questo senso essere uniche, essere leader, diciamo, di questo trend turistico. Ed è per questo che credo molto nell'applicazione che stiamo sviluppando e stiamo per sviluppare insieme appunto alla Fondazione Cinema per Roma, all'assessorato della cultura di Roma Capitale, perché può dare un'esperienza, può arricchire l'esperienza di chi viene a visitare Roma, ma anche dei residenti, facendoli ripercorrere questi itinerari unici del cinema e quindi guardare, se vuoi, gli stessi luoghi in un modo diverso ascoltando le storie. Vedremo oggi una breve clip di quello che sarà questa applicazione, che utilizzerà tutti quanti le funzionalità, gli sviluppi tecnologici che abbiamo, diciamo, sviluppato, abbiamo creato per Robinson negli ultimi anni, e quindi una geolocalizzazione avanzata, un sistema di vocalizzazione in 7 lingue, proprio per cercare di restituire un po' la sensazione di poter venire accompagnati lungo i luoghi del cinema dagli esperti che ci raccontino queste storie, le location, i film che vi sono stati girati. Non vediamo l'ora di renderla disponibile a tutti, cosa che avverrà nelle prossime settimane con il primo itinerario che verrà messo a disposizione, e poi sarà un'app che si evolverà continuamente sia di contenuti sia di funzionalità, speriamo appunto poi alla fine non fermandosi neanche ai 4 itinerari ma creandone sempre di nuovo, quindi avendo qualcosa che si possa evolvere continuamente. Guarderei, diciamo, il trailer di questo progetto, di questa applicazione, e il primo itinerario che sarà, se non sbaglio, quello di cui abbiamo parlato, partendo dalla punta di Trevi e percorrendo quindi 10 tappe che si potranno svolgere in una giornata camminando per le vie di Roma. Bene, grazie.